Buon pomeriggio, siamo leggermente in ritardo. Buon pomeriggio. Scusateci. Ciao. Ok, cerchiamo di posizionarsi. Aspettiamo un attimino che tagliate le vostre amiche, lo stiamo facendo anche noi in diretta. Ovviamente. Mentre voi taggate, anche noi tagghiamo. Oggi è una demo base, ci siamo io e Joe. A tutti gli effetti dopo lo presenterò. Franci, Princi mia, stai guardando? Ciao, ciao Palma. Quella è la nostra Princi, quindi te la farò conoscere in anteprima. Benissimo. Ok. Taggate, taggate. E noi partiamo poi con la demo base, lasciamo solo 2 minutini. Franci, ciao. Ciao. Marinella, Mariella, Maria, tutte, Rossella, vi adoriamo, grazie per partecipare alla nostra diretta, spero che non siate troppo storte, dovrebbe vedersi bene. No. Si vede bene, dai. Ok, perfetto. Bene, non vediamo tanto bene noi, per cui scusateci se perdiamo qualche commento, ma abbiamo un suggeritore esterno che ci aiuterà sicuramente a leggere tutte le vostre domande al momento del bisogno. Buongiorno Monica, hai visto? Che abbiamo uno chef. Adesso gli accendiamo anche l'aureola. Ecco. Voilà, ce l'avevamo dimenticata. Ok, direi che noi possiamo Cominciamo. iniziare. Intanto io mi presento per chi non mi conosce, sono Cinzia Tassi. Ciao. Trasmettiamo dalla Valle d'Aosta, qui siamo i Sogne, e vi presento una new entry nel gruppo perché lui è la prima demo base che fa, l'avrete già visto nei suoi video perché è bravissimo, è la Adesso. verità. Gio Buccarano farà la demo base, quindi Eccomi qua. faremo una pizza, una pasta e un fritto. E lascio il tutto, godetevelo ragazze! Va bene, allora eccomi qua. Come avevo detto, cominciamo con una pizza. Io vi faccio vedere che ho già preparato l'impasto della pizza, l'ho preparato stamattina e colorato in questo modo perché ho usato la barbabietola per colorarlo. La pizza che farò è una pizza dolce, non è una pizza salata. Poi vi farò vedere anche quella salata perché l'ho già preparata prima. Per fare la mia pizza dolce ci metto della crema di pistacchio. Allora, stendiamo un po' bene, poi vi faccio vedere bene perché forse da lì non vedete. Me la avvicino un pochettino. Ecco, un onore, Leti, vero, un onore. Abbiamo Gio, un vero onore. Allora, la pizza che sta facendo, dolce, è in vostro onore, donne. Certo, soprattutto il colore, ho pensato a voi. Bene. Non metterò molta crema perché sennò poi l'umidità. Perché sapete come funziona il coperchio, vero? Tu lo sai, Gio. Spiegagli un po' come funzionano i fori di Venturi. E i fori di Venturi fanno uscire il calore e per mantenere un certo tipo di temperatura. Praticamente è un riciclo d'aria che va a rinfrescare l'aria dentro e non arrivare a temperature troppo alte, quindi a non superare i 100 gradi, anzi va al di sotto dei 100 gradi, massimo massimo sui 97. Bene, allora io ho steso la parte di pistacchio, di crema di pistacchio, vado a metterci sopra della cioccolata bianca e dopo vi avvicino alla pizza per farvi vedere l'aspetto che ha. Eccoci qua. In vostro onore, donnine belle, oggi una pizza per voi. Sì, volevo addolcirvi. Eccoci qua. Questo è l'aspetto che Alzalo un ha per po'. il momento, Ok, vediamo. vedete bene? Perfetto, allora io quasi quasi vado già a metterla in cottura. Allora il nostro coperchio. Useremo il 35, come diceva Gio, abbiamo questo ricircolo continuo di calore umido perché ci sono dei prodotti umidi che rimane in cottura a bassa temperatura al di sotto dei 97 gradi con il Magic Cooker. Funziona con il sistema Venturi, quindi dalla pentola sotto c'è il fuoco, sale il calore, batte sul coperchio, batte sul nostro radiatore,
che è un distanziatore, noi lo chiamiamo anche così, e torna nella pentola sotto forma di vapore, quindi fa un ricircolo con un abbassamento di temperatura. Ora Joe vi farà vedere un'altra cosa. Cosa gli faccio vedere? Quello che vuoi, cosa volevi fare per prima? O la pasta, dobbiamo fargli vedere? La pasta, facciamo vedere la pasta. Allora, io per la pasta, questa è una ricetta che piace molto ai bambini, io mi sento un po' bambino a volte, quindi ogni tanto me la faccio, anche perché sono goloso, non solo bambino. Allora, ho preso degli spaghetti e li ho infilati in dischetti di Würstel, come vedete, ho tagliato a fette a dischetti di Würstel e poi ho infilato degli spaghetti, 100 grammi di spaghetti. Adesso vado a mettere tutti gli ingredienti che mi servono. Come ben sapete, ma se siete qui lo sapete, per ogni 100 grammi di pasta ci vuole un bicchiere d'acqua, giusto? Però siccome io ci metterò anche il pesto per condirla, diciamo quasi un bicchiere d'acqua e del pesto. Il pesto si può anche aggiungere dopo. Allora mettiamo la nostra acqua. Non la metto tutta perché dopo dai fuori di Venturi possiamo aggiungerla. In caso dovrebbe, ma mettiamo tutta? No, sì, io direi. Ma dai, mettiamola tutta. Qui al massimo aggiungiamo, dopo te ne prendo un boccino, dovesse servire. Metto il mio cucchiaino di sale scarso, molto scarso, perché sennò diventa una pasta al sale, non va bene. Come la Maria Petrilli, 3 chicchini di sale. 3 chicchini di sale. Facciamo, mettiamo il pesto adesso o lo aggiungiamo più tardi e mischiamo? Io direi che fai metà e metà, secondo facciamo me. Facciamo sempre metà e metà, perché una parte dell'aroma va in cottura e si espande nello spaghetto e l'altra parte invece rimane l'aroma da crudo come piace ai liguri, diciamo così. Perfetto, così va anche a insaporire bene bene i würstel, gli spaghetti e tutto quanto. Ok, diciamo che basta. Abbiamo infilato gli spaghetti dentro i würstel, siamo stati bravissimi. Un impegno. Sì, un impegno, quindi sale tutto, copriamo e andiamo in cottura. E andiamo in cottura. Intanto diciamo che sono quanto? Sì. 2 minuti che ho messo a cuocere la pizza. Sì, noi non abbiamo messo il timer, quello dopo, Gio. Voilà. Bene, okay. La pasta è in cottura, la pizza è in cottura. Controlliamo la pizza. Spegni, ok, perfetto. Controlliamo solo il sotto, se per caso. Sì, il sotto, lo facciamo così. Sì, che abbiamo la pala da pizzaiolo noi. Vediamo se è già cotto, perché questo è il modo. Sta cominciando. Ok, lasciamolo ancora un minutino allora a fiamma alta e poi l'abbassiamo. Ok. Voilà. E poi facciamo una frittura. Ti faccio pulito perché a me non piace vedere lo sporco, lo sai. Grazie Cinzia. Prego, sei molto gentile. Bene, cos'altro posso. C'è qualche domanda, volete sapere qualcosa? Vediamo un po'. Non vedo nulla. Voglio vedere il tuo sguardo. Vogliono vedere il tuo sguardo, Gio. Va bene, mi avvicino. Va bene così. Attenzione perché ci sono anch'io. Attenzione. C'è la voce fuori campo, c'è la voce fuori campo. Perché Denise mi voleva mollare in asso e quindi sarei stato tutto vostro. E in un certo senso sono già tutto vostro perché sono qui per voi. Allora. Ok, io ti prendo per la frittura. Così vuoi fai vedere quello che volevi fare. Certo. Fai vedere anche alle signore che hanno la possibilità di avere questo bellissimo coperchio di diametro 16 completamente gratis. E come lo possono avere questo coperchio gratis? Ah, chiederanno le loro consulenti, però è facilissimo, è completamente gratis. Gratis, veramente. Allora, io inizio a mettere nel mio pentolino quello che devo friggere, ma la pizza... Abbassiamo. Direi di abbassare. Sì, abbassiamo. Passo io dall'altra parte perché di qua questo gas qua è un po'. Intanto guardo delle parti che voi non potete capire. Non potete. Immaginatelo, ma non potete capire. Sempre molto gentile. È solo perché non sono gelosa della Cinzia. Ma un po' certo. Di ghiaccio, un problema? No, non c'è nessun problema. Vai tranquillo. Allora, mettiamo nel nostro pentolino le patatine. Posso solo un secondo, Gio? Ti posso chiedere, l'impasto della pizza è quello base per pizza salata? Hai utilizzato quello o hai messo zucchero? No, non ho messo zucchero, l'impasto base l'ho preparato io
metti un ciccinin di sale ovviamente un pochettino, ma comunque non lo senti. E c'è la barbabietola. E c'è la barbabietola che lo colora. E dà umidità e un sapore diverso. Allora, come vedete qua ho messo del pesce, ho messo gli anelli di totano e le patatine. Surgelate, vero Gio? Surgelate, so. Sentite, sono surgelate anche le patatine. Beh. E con l'impasto della pizza ho fatto anche una pallina dove dentro ci ho messo della cioccolata. Cioccolato. Ma è per me. Sicura? O l'ho fatto per le nostre amiche? Allora, non potremmo ancora perché bisogna... Per me non l'ha fatto perché io ho diabete e non posso mangiarlo, quindi... Allora, andiamo allora, a coprire... Allora, volevo farvi vedere che... che poi avremmo rimesso in bottiglia, però no, ma però purtroppo non abbiamo un contenitore di vetro così capiente, anche se in effetti potremmo, hai voglia di prendere quel vaso là, perché così facciamo una roba... Per far vedere la trasparenza, sì, ma più che altro anche per far la quantità, il consumo, c'è. Il consumo di olio, che non c'è consumo di olio nel fritto. Forse troviamo un pennarello. Intanto io mi controllo la mia pizza, perché... direi che è già quasi pronta, anzi, se non è già pronta, proprio. Ok, spegnila, lasciamo un attimo in autocottura, Gio. Fagli da fare l'autocottura. Sì, però volevo controllare il sotto, sai sì. Che io sono sempre molto premuroso su quello che faccio. Perfetto. Sì, lo so che sei molto premuroso. Ok. Allora. Spegno e lascio in autocottura la pizza. Facciamo questa cosa qua, poi speriamo che ci stia tutto, perché vogliamo farvi capire che l'olio non viene assorbito dagli alimenti in questo sistema di cottura. Ma speriamo che ci sia tutto, perché sennò ho messo troppo olio e vediamo un po'. Francesca, e non sarà l'ultima sicuramente, perché Francesca ha scritto straordinario come prima e fantastica. Bravi. Oh, grazie mille. Ti stanno facendo tutti i complimenti, ma non te lo dico. Ti facciamo vedere. Ah, sei ingelosa. Che abbiamo messo una riga così da travasare di nuovo. Cerco di non farti fare dei pasticci immensi, ma questo olio lo puoi mettere dentro lì e guardiamo se non allora. Ci metti troppo, perché... Metto l'olio per la nostra frittura e cerco di annegare, come dico sempre io, i nostri alimenti. Facciamo annegare i nostri alimenti. Se riusciamo a metterlo tutto. Vuoi metterlo tutto? Mettiamolo tutto. Sì. Anche se mi sembra un po' tanto. No, ma lo mettiamo tutto perché sennò poi non vedono la differenza che non ha fatto il consumo. Hai capito? Certo. Sennò poi lo ritravaseremo qua sperando di ovviamente. Non spaccare il baratul. Ora, siccome la pizza, diciamo, è a posto, la posso togliere, sfrutteremo un fornello in più per poter... Dove mettiamo questo? Mettilo sopra l'altro, perfetto. Intanto la pasta, Gio, vedo che si sta alzando la calotta, puoi abbassare. Non si sta alzando, si è alzata si la è calotta, alzata. Quindi abbassiamo. Poi dopo la giriamo quando è scodellato la pizza. Certo. Allora, prendiamo il piatto vuoi della che ti pizza. Guardo i minuti per gli spaghetti? Vuoi che ti sì, guardo? Ma penso, mi ricordo che erano sui 9 minuti. Ok, quindi... Controllo. Quindi da adesso? Sì, da adesso... Fa delle facce strane, sono io che gli faccio le mosse da dietro. Ok, la pizza sì, è super cotta. Perfetto. È perfetta, non super, è perfettamente cotta. Okay. La lasciamo qua e intanto giriamo gli spaghetti. E io certo. Ti tolgo la pentola, ok? Ma se vuoi la tolgo io, guarda, sono qui. Ma però devi passare davanti, aspetta. Passo davanti, ma così mi vedono. Ah, così fai la sfilata di moda. Senta che brucia. Perfetto, la mettiamo qua. Ha fatto pure gli occhi da pesce lesso, cioè non so io stasera. Anche perché se me lo passi lo metto qua, così puoi dare una girata se vuoi agli spaghetti. Perfetto. Allora, brucia. Allora. Okay. Ma ci chiedono... Quella, avevamo preso quella gialla. Per gli ed è qua. Ok. Torno subito. Tornato subito. Possiamo spegnere o lasciare acceso perché siamo molto veloci, però se spegni è meglio. Se spengo è meglio. Sì. Allora, vediamo... No, tieni dritto. Ops, scusatemi, ho fatto questo... il mio primo errore. No, non è vero, l'ha fatto apposta perché gliel'ho detto io. Allora, deve praticamente tenere il coperchio dritto perché non escano le gocce di vapore. Perché vedete che così non sporca nulla, ma noi d'altronde dopo vi faremo vedere anche nel gas, non abbiamo sporcato assolutamente nulla. Ok, chiudiamo, perfetto. Riaccendiamo. Secondo te, Gio, ci manca ancora un goccino di acqua? Là dentro? Sì. Secondo me no. Ok, allora aspettiamo, però io te la prendo un po' e te la metto qua, eventualmente se ne dovessi aver bisogno raggiungi dei fuori venturi. Allora, non so regolare bene per la fiamma bassa, perché devo metterla bassa come la prima. Ma se no te la sposto io da questa parte di qua, così ti rimane la frittura da quella parte. Dici? Sì, facciamo così. Ok, rendiamo la cosa un po' più comoda. Che pensi?
Perfetto, io invece vado a... Scusa, ma se ti togli a cosa serve? Eh? Ma, scusami, capito, va bene, mi rimetto qua, così mi guardi. Cioè, vado a guarnire la mia pizza dolce. Vi ricordate cosa avevo messo prima nella pizza? Avevo messo la crema di pistacchio e della cioccolata calda. Adesso ci vado a mettere delle fragole. Ok. Cerchiamo di rendere la cosa un po' più carina, non lo so. Ognuno ha, diciamo, il proprio modo per decorare le cose. Io non ho fatto pranzo perché, così, perché sapevo che dovevo cucinare queste cose, così almeno dopo mangiavo tutto. Perché voi non sapete, ma sono una persona molto golosa. E anche se c'è Denise che mi tiene a stecchetto, perché lei segue una sana, sanissima alimentazione, io mi dice sempre... Vabbè, ma fa bene tenerti a stecchetto, sei figo. Metticene ancora due pezzi, che così ancora due? Sembra la povertà, così. Però, no, no, no. Una domanda, ma il fritto non diventa moscia tenendolo così a lungo senza metterlo sul gas? No, adesso lo copriamo e lo mettiamo. No, 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 non succede niente invece. Allora vado a metterlo. Ah, mettilo dietro. Ah, quella lì? Va sì, bene, è proprio alta. Dov'è? Eccolo qui, mettiamo il nostro coperchietto. Era questa, se non sbaglio. Perfetto. Il bomboletto l'hai già messo dentro, vero? La bomba... viola. Sì, sì, ho messo tutto quanto dentro. Adesso possiamo mettere questa. Anzi no, me la sbucci tu la banana. Te la sbuccio io, te la sbuccia Denise. Me la sbucci tu? Va bene. Denise è lì che mi guarda con una faccia come per dire, dopo te le faccio vedere io. No! Altro no! Che sbucciare la banana. Denise la sbuccia un'altra dopo, dai. L'unica cosa, scusate se entro in diretta, no? Però c'è sto telefono che fa gobetta. Che fa brutto. Ma tanto non lo vedono, o devono vederlo. No, non è che devono vederlo. Allora, adesso calmati, continua a fare perché fa piacere. Ecco la banana. Perfetto. Un pezzo l'ho mangiata, già. Ah, sì? Mm. Bene. Ora mettiamo la nostra banana tagliata a rondelle sulla pizza. A che minuti siamo con la pasta? A che minuti siamo con la pasta, Denise? Ti sei persa, io la controllo. Penso intanto. 5 minuti ancora. Mancano 5 minuti. Posso sì, io. Controlliamo la pasta. Mi piace stare dietro di te. Sì. Ok. Una girata. Secondo me ci manca ancora un goccino di acqua, cosa dici? Va bene. Facciamo vedere, Facciamo vedere questa pasta. Vedete che manca ancora un goccino di acqua. È già quasi pronta, però. Andiamo ad aggiungere. Perfetto. Allora, prendo solo lì, Scusami. Ma scusami tu, te la passavo io, se non chiedevo. No, preferisco così, amore. Ah, così ti avvicini, perfetto. Scusa, Ok. Allora, la pizza, facciamo vedere intanto la pizza dolce. Monica, la banana l'ha sbucciata la Cinzia. Queste donne curiose, troppo curiose. Oggi sono qua per svelare i segreti di Magic Cooker e non altri segreti. Guardate bene la pizza. È bella? Vi piace? Vi piace? Guardate che bel colore, guardate com'è bella. Franci, princi mia, la tassi è terribile, lo sai. Come diceva Veronica, si possono sempre inserire i liquidi, poiché la bassa temperatura non incide, giusto Joe? Certo che si possono incidere, anzi meglio sarebbe passarli nel fuori venturi, perché così almeno quello che stiamo cuocendo non va in shock termico. Faglielo vedere, ce n'è ancora un goccino lì, fagli vedere. Bene, qua c'è un goccino d'acqua, non so se da lì si vede. Si vede. Vedete, io posso farla entrare da qui, nel fuori venturi, e così gli alimenti che stiamo cuocendo non vanno in shock termico. Questa cosa la possiamo fare anche se dobbiamo sfumare con del vino altri alimenti, ad esempio. Possiamo mettere il vino direttamente da lì. Ok. Cosa possiamo fare in questo momento? Perché qua vedo che... la frittura appena iniziato, signora ci aveva avvisato che ce l'eravamo dimenticata, ma non succede niente. Ma noi ci siamo persi nelle chiacchiere tra banane, fragole... Dico la verità, sono un po' emozionato con tutte queste donne, contenervi tutte, sono da solo, Per voi è facile, tutte con un solo uomo. Proprio la prima demo, è bravissimo. Ditegli che è bravo! Ma basta, lo stanno già dicendo troppo, è spettacolo. No, è bravo, qua, come è bravo. Sei fortunata Denise, come di qua e come di là. È la verità, è la verità.
Oh, io non vedo l'ora che finisca tutto quanto perché ci vuole di mangiare. Ah, certo. Ok, pensavo che avevi paura che ti mangiavamo noi. Ah, facciamoli vedere anzi la pizza che ho fatto prima. Buonasera a tutte quelle che si stanno collegando. Prima ho fatto una pizza salata con lo stesso impasto. Ci ho messo sopra mozzarella, stracciatella, pomodorini, un po' di speck e dei broccoli. Guardatela bene. Non è fantastico. A parte il fatto che fanno un figurone mettendola a tavola. Allora, adesso la taglio. Devi tagliarla, tieni. Sì. Ah, con le forbici, come sì, siamo sì. Moderni qua. Sì, con le forbici. Beh, questa l'abbiamo già fatta prima, però scruncia ancora, senti. Sì. Ma io voglio farvi vedere che la pizza... Ti do un pezzo di Scottex che magari riesci... O un piatto, prenditi un piatto lì. Ma perché? Devo mangiarla nel piatto? Ah, vuoi mangiarla? Io ho fame, io la mangio quando... Fagli vedere prima la cottura, prima di fianco. Io pensavo che volevi fargli guardate vedere... qua. Sotto e poi di fianco. E guardate qua. Io la mangio, non so voi, ma... Pizze ornamentali. Brava, Franci. È buona? È buonissima. Qualcuno ne vuole un po'? No, grazie. No, grazie, dopo. Dopo. Anzi, dove la metto? Mettila lì in quel piatto. Va bene, ok. Adesso, la pasta secondo me, quanti minuti sono passati? Adesso siamo, secondo me siamo pronti, è la pasta, Gio. Sì, vediamo. Se vuoi spostarti la pizza, che così metti poi la pentola direttamente lì. Ok, mettiamo via la pizza. Adesso vabbè che ci sono due donne con te, ma non è che dobbiamo faticare noi, eh? Su, su. Come a casa. Non ho capito dove... Vabbè. Spegniamo. Gli spaghetti sono strapronti. Non so qua non ci sta perché... Mettilo là, va benissimo. Sono così. Lo metto già qua sopra, sì, solo mettilo. Che cura. No, no, stai, mettilo. Così. Sì, sì, va bene. Mettilo come mettilo vuoi. Mettilo come vuoi, Gio. Queste battute ambigue mi mettete in... No, hai la libertà qui di fare ciò che credi. Benissimo, ok, non si spaventi. Fagli vedere, scusami, vorrei che tu gli facessi vedere nella pentola la cremosità che lascia questa tipologia di cottura. Non è cottura risottata. Sì, perché, allora, io ho fatto dei video dove facevo vedere che facevo la pasta con questo metodo, col metodo Magic Cooker. Delle persone mi hanno scritto, ah, ma anche noi al ristorante facciamo la pasta così, la pasta risottata. E no, non è la pasta risottata ha delle temperature più alte di questa pasta. E questa non è pasta risottata. Poverino, Mary, hai ragione. Noi siamo delle iene, noi due qua. Ok. Boh, non so se a voi piace l'aspetto, a me fa impazzire l'aspetto di questa cosa qua. Sarà che sono una persona golosa. Molto imbarazzante, Gio, sciogliti, sei bravo. Sono imbarazzante io? Molto imbarazzato. Ah, no, imbarazzato. Si vede che sei... No, imbarazzanti siamo io e Denise, non tu. Ah, si vede che sono un po' rigido, sono un po' legnoso. Dai, la mia prima volta, poi con due donne così e con 105 donne... Non è facile, eh? Ma forse c'è qualche uomo, eh? Adesso non lo so, ma... Ma lo spero. Oh, se c'è qualche uomo, venite in mio soccorso, per favore. Allora, questa la togliamo, la mettiamo da qualche parte e la metto qua. Così ogni tanto mi faccio anche vedere. Vabbè, ma ti vedono lo stesso, eh? Adesso, va bene che sei bloccato, ma ti sblocchi tutto di un colpo, ragazzo. Da più vicino. Allora, facciamo vedere questa pasta. Che adesso, boh, non so se metterci sopra un po' di parmigiano o qualcosa, adesso vediamo. Ti senti sotto esame? Ma un pochettino sì, eh. Cioè, cercate di capire, io Magic Cooker ho appena cominciato. E per me è fantastico. Allora, perché ho cominciato io con Magic Cooker? È perché i bambini arrivavano a casa e io non avevo mai tempo di fare cose in fretta e furia per loro. Ieri, infatti, Denise mi ha detto, oh, ma ti muovi che la bimba arriva fra 15 minuti? Ho messo su una pasta e l'ho fatta in 15 minuti. Velocissimo. Neanche. Ma cosa dite? Sto qua dietro io? Mi piace di più stare qua dietro, ragazzi. Allora. Ma sì, ma perché poi non ti si vede, sono anche abituati a vedere te. Aurelio è a lavoro. Vabbè, ma poi lo vede. No, perché ha detto Aurelio dov'è, capito? Aurelio è a lavoro, ma tanto dopo quando arriva vede, eh. Ma poi non è mica geloso. Beh. Allora, questa è per i bambini, Gio, giusto? Sì, è una pasta per i bambini. Però se volessimo farla per i grandi ci mettiamo una... Ciao, Ramona. Spolverata di... Ciao a tutte, non di... stanno leggendo i commenti. Peperoncini o... Giusto. Sì, volendo sì. Scusate, siamo si può mettere della stracciatella, credo, nella sì. Pasta. Volete sì. La mettiamo? La mettiamo. Volete vedere che mette la stracciatella? Vediamo un attimo cosa ci rispondono. Non lo so mettere. Ma
aspettiamo, vediamo se la vogliono vedere. A noi piaceva così, semplice per i bimbi. Ma scusate, ma io controllo la frittura. Non riesco a vedere se esce il vapore. Allora, spegni e apri il coperchio, perché secondo me sta cominciando a friggere, ma non è ancora uscito il vapore. Stava. No, sta friggendo. Ok, stava. Ok, riaccendiamo. Riaccendo, e il fritto non bisogna abbassare la fiamma quando esce il vapore. Il fritto bisogna sempre lasciarlo così, quando esce il vapore contare 5 minuti più o meno e diciamo che poi è pronto. Contiamo 5 minuti. Scusate, faccio io. Ah sì, col bicchiere, okay, è vero. Col perché bicchiere... fa il vapore intorno, però è un vapore non unto, non grasso, è un vapore acqueo, quindi è un vapore distillato che fa il ricircolo. Sì, non ci ha detto niente della stracciatella. No, no, vede, ha detto che c'è Veronica che vuole che mettiate la stracciatella. Poi Veronica sta anche chiedendo se si può fare col sugo, cioè si può fare solo così, col pesto. No, no, io ad esempio l'ultima volta l'avevo fatta con i bambini con la panna e lo zafferano. Così con la panna e lo zafferano gli dava, sapete, quel colore bello giallognolo e della bella colore. Francesca, io sto leggendo tutti i messaggi. Non lo dico, ma lo sto leggendo. Cosa è successo? Cioè, non te lo dico, continua a cucinare. Allora, ma io ho già cucinato tutto. Come sì, ho tolto solo il coperchio perché non si deve vedere la marca. Prenditi una forchetta. Una forchettina forse. Dietro? Sono qua? Sì, sì. Perfetto. Mettiamo un po' di stracciatella per, scusate il termine, ma rendere questa pasta un po' più porcosa. Spalma bene, eh? Devi far vedere bene, bene, bene l'effetto. Che effetto? Cioè non è che... Intanto contami 5 minuti, per favore, anzi 3, da quando ormai ho, okay, ho chiacchierato. 3 minuti te lo dico. Vabbè, ma poi possiamo controllarla. Ci volete anche un po' di pepe? Un po' di pepe voi. Veronica ha detto che farà sicuramente questa pasta per suo figlio e poi dopo ti taggo. Tutte dovete, dovete taggare, tutte. Ma certo. Com'è nata questa pasta? Io non so se esisteva già, se qualcuno l'aveva già inventata. Praticamente, quando andavo a scuola, io ho fatto... Basta, non farla troppo qualcosa, se no poi... Vabbè. Ma perché mi sei preso bene, hai capito, a spalmare? Sei riuscito a farlo? Diciamo. Dammi a me. Grazie. No, grazie a te. Oh, un complimento da Paolo! Anche Paolo c'è, ciao Paolo! Ha scritto, ciao Gio, spacca tutto, ti vedo di nascosto a lavoro. Ah, di nascosto mi vedi? No, bravissimo Paolo, il nostro Paolo è eccezionale. Spacco tutto, è casa di Cinzia, non conviene. Allora, vogliamo controllare il fritto magari, spegniamo e guardiamo a che punto è. Ce l'hai dello scottex. Ma lo mettiamo qua, ma non c'è bisogno di asciugare, ascoltami. Metti qua il pentolino così guardiamo, glielo facciamo vedere proprio in diretta. Prendilo tutto. Dove lo metto questo? Prendilo tutto e metti qua. Ok. Prendilo tutto. Ecco. Dovrei dirlo io. Allora. Poi. Allora, ti tolgo questo, puoi spostare il coperchio così gli fai vedere che sta ancora friggendo, ma non è ancora qua? Pronto, sì? Prendi le pinzettine. Devo fargli solo vedere che sta friggendo adesso? Sì, mi avvicino. In cottura. Non posso girare di più il pentolino perché sennò verso okay, tutto quanto. Lasciatelo, mettiti di nuovo là che adesso gli facciamo vedere una cosa. Stanno dicendo che vogliono vedere Paolo e Gio ai fornelli. Sì. Quindi. Non so dove abita Paolo. Io direi che possiamo mettere le dita nell'olio. Io mi stavo spaventando. Fagli vedere il dito. Avevo Gio. Paura, guardate. Guardate. Ok. Ti asciugo io. Allora, non se è una crema pronto, ti facevo asciugare. Giusto, ma vuoi girare la bombetta qua? Sì, quasi quasi sì, perché così almeno a parte intanto che giri la bombetta comunque di non è di Milano, fare. No, perché galleggia. È di Milano, Paolo. Allora non è neanche tanto lontano. Si può fare, vero Gio? Se vogliamo sì. Ok. Si può organizzare. Mettiti lì non so dove appoggiare. Allora, facciamo ok, così. Fai tu, rimetti sul fuoco che ci andranno ancora un 2 minutini perché abbiamo detto erano passati 3 minuti, ce ne andavano ancora più o meno perfetto. 2. Fiamma alta, come sempre, fagli vedere la pasta che hai aggiunto. La stracciatella. Ci aggiungiamo qualcos'altro, non lo so, del pepe, qualcosa sì, che è una spolverata di qualcosa, o peperoncino. Dei pepi colorati, io delle robe. Il pepe colorato, ah, no, io amo. Hanno aperto un forum, eh. Quanti di voi volete vedere Paolo e Gio in cucina? Tutti, io sì. Sì, ma tanti. Beh, così Paolo mi insegna qualche segreto che è più avanti di me sì, e io insegno qualche segreto a lui. Allora, qui c'è il peperoncino che l'ho aperto, multicolor.
Oggi faccio la valletta, è un bel fare la valletta oggi. Ragazzi miei, ma che ve lo dico a fare? Ma che ve lo dico a fare che è un bel fare la valletta oggi? Mi mettete troppo in imbarazzo. No, ma non imbarazzarti, che noi facciamo uguale. Basta. Ma la cosa che non sapete è che è peggio a telecamera spenta. Si stanno contenendo qua. Siamo brave, oggi siamo brave. Guardate la nostra pasta, devo alzarla tanto. Eccoci qua, la vedete? Com'è, vi piace? Adesso dopo sicuramente me la mangio io. Poi dopo facciamo le foto, poi dopo mettiamo... Ma hai 2 minuti, chi è che vi sta contando? Io? Spegni, Gio! No, aspetta. No, non sono passati, bugiarda, non ha contato niente. Dai, voglio fare un po' di tagliare intanto la pizza quella dolce. Quella dolce, è vero? Sì. Teniamo la pizza dolce che l'abbiamo fatta. Allora, cioè, quella che abbiamo fatto davanti a loro, cioè mi sembra il giusto. Mettiamo via il pepe. Sì, che non si vede la marca, che è brutto. Ecco. Poi anche se l'avete vista. Oh, Filomena in palestra ti sta seguendo, cioè ma te ne rendi conto? Le forbici te lo portate via io? No, sono qua però. Però le pulisco io, dammele. Te lo pulisco io. Tranquillo. Comunque stra complimenti per tutti, per tutte le cuccherine, i cuccherini. È bellissimo questo gruppo. Ma è bellissimo quello che fate tutti quanti. Io quando riesco... Fagli sentire lo scritto mio. Ok, va bene, devo avvicinarmi. Sì, avvicinati. Allora. Faccio sentire l'altra parte, vediamo se riesco a non fare danni. Se ti sentite? Perfetto. Guarda la telecamera insieme alla pizza, così ti fanno uno screen. Franci, fai lo screen, Princi! Ok. Mamma mia, c'hai degli occhi limpidi, cioè non so, languidi. Vabbè, fa niente, tanto chi mi conosce lo sa che sbaglio sempre a parlare. Sì, la bocca è la Cesare, per diciamo, dir cavolate. In altri modi. Guardate, cotta, perfettamente cotta, guardate che bella pizza. Assaggio anche questa io. Buona? Beh, io quella non la posso mangiare perché con la barba bie... non è che non la posso, ha comunque degli zuccherini. Non è buona, è super. Cinzia purtroppo stava dicendo che non la può mangiare. No, ma questa cosa mi fa piangere il cuore. Facciamo le foto, poi la mangi, Deni. Sì, ok, prima le foto. Vabbè, dai, tieni sto pezzo, dai, ormai dai, è tagliato. Mangia. Wow. Facciamo la foto senza la fetta. Un'altra golosa. Ok, controlliamo la il fritto? Sì. Però lo voglio controllare qua. Sì. Perfetto. Aspetto. Oh, a ogni morso c'è un cuore che vaga in questo gruppo. A ogni morso di Gio vedi l'esplosione di cuori. Che ragazzi, sto prendendo nome e cognome di tutte. Dammi a me, prendi pure. Sì, ma anche a baia non morde. Il bicchiere invece dell'acqua. Allora, il bicchiere dell'acqua sono i bicchieri. Io comincio a tirare fuori il mio fritto. Sì. Wow. Vuoi ripetere cosa c'è dentro quella bomba? Allora, dentro la bomba, la chiamo io, sarebbe l'impasto della pizza che ho usato prima. E praticamente ho messo 2 cubetti di cioccolato, 2 quadrotti. Uno era cioccolato al latte e l'altro era cioccolata bianca. Poi la tagliamo e la mettiamo nella foto, prima di mangiarla magari. Sì, non so se ci riesco. Allora, con le pinze sono riuscito a prendere quelle cose lì molto semplici, ma in realtà... Fai notare che non abbiamo messo lo scottes. Quella pinza lì, quella schiumarola lì tira tantissimo olio su, ma non ti preoccupare, vai pure. Ok. Lo sgoccioli un po' di più, sì, farlo solo sgocciolare meglio. Perché è un po'... No. Sì, perché i buchi sono piccoli. Sì. Comunque stanno dicendo è un fritto asciutto. Vai, prendi le altre, se poi gli facciamo vedere alle nostre signore. Intanto poi travaseremo l'olio. E vediamo. Sì, se c'è dell'olio che cade nel piatto è per colpa di questo. Sì, assolutamente. Tanto noi adesso facciamo una prova provata, come dice la mia amica Cinzia Busca. Ecco. Io ho sentito sempre solo lei dire una prova provata. E poi mi prendo anche un po' le colpe perché siccome era la prima volta, diciamo che certe cose sono un po' impacciato. No, sei bravissimo. È vero che è bravissimo? Sì. Ok, adesso ti faccio vedere, lascialo lì l'olio. Prendi il piatto che gli facciamo vedere una cosa alle signore. Vedi davanti, alzalo leggermente, gli facciamo vedere che il nostro fritto, questo è uno scottex, noi andiamo a pigiarlo ben bene, lo sgnacco tutto, guardate,
Guardate, questo qui è tutto l'olio che ha assorbito tutto questo fritto perché ha toccato anche il piatto. No, ma cioè non ha... Guardate bene. Adesso te ne faccio aprire una. Ecco, bravo. Fagliela vedere dentro. Un modo più semplice per aprire. Infatti stanno dicendo anche che il fritto è molto più digeribile. Sì. Spiegate anche questa cosa, Gio. Non mangiare solamente, Gioia. Allora, vi facciamo anche vedere questa cosa, eh. Mi avvicino. Allora, il nostro olio possiamo poi riutilizzarlo 7-10 volte, anche perché se facciamo solo una patatina... Io uso un cucchiaino. Noi ci vogliamo versare dentro dell'acqua per fare vedere alle nostre signore che non esplode, non succede nulla. Noi possiamo andare a rimettere praticamente il nostro fritto e possiamo mettere delle cose congelate senza nessuna necessità di fare... Adesso si sta evaporando, infatti sta creando una macchia sul fondo... Sta evaporando e noi poi lo travaseremo. Aspettiamo solo un attimo, quando è tutto pronto noi andiamo a travasarlo. Andiamo a travasarlo, sì. Se riusciamo a non spaccare il nostro vaso per far vedere la capienza. Perché forse, non so. Proviamoci. Allora, prendiamo un imbuto. Olio super pulito, beh, lo sai anche tu da quando lo utilizzi, no? Sì, è vero. Infatti l'olio io lo riciclo, lo posso usare più o meno dalle 7 alle 8 volte. Mettiamo dentro un cucchiaio, Gio, pensate, facciamo così per non spaccare proprio la nostra cosa di vetro. Perché potrebbe rompersi per la temperatura? Però l'olio comunque è caldo, eh. Allora, travasiamo lì, riusciamo senza fare dei danni enormi. Un attimo che appoggio questo. Ci proviamo, eh. C'ho paura di fare... Vai deciso, al massimo puliamo. Vai deciso. Vai, qualcosa è andato. Vai fortissimo, ancora di più. Ok. Una parte ne è uscita. Colpa mia. Non importa, non ti preoccupare. Ho fatto uscire un cucchiaino di olio. Ok. Basta che non schizzi nel tappeto adesso. Guarda, metto la mano sotto, tanto l'olio. Aspetta che ti do anche questo, Gio. No, aspetta, forse è meglio che lo lascio qua, perché sennò sì, lascialo lì. Già, volevamo fargli vedere i fornelli, ma non importa. Dai, tanto lo sanno che sono puliti. Lascialo lì. Ok, facciamo vedere. Brucia. Prendo io, aspetta. Ok, no, facciamo così. Ok. Guardate. Allora, io ho messo un goccino d'acqua. Avete visto che ho messo un goccino d'acqua, quindi avete visto com'era prima, adesso c'è il goccino d'acqua in più, praticamente quasi, perché non ha consumato per nulla, era qua, adesso è qua. Non aspetta. Abbiamo versato anche un pochino, ma non importa, tanto era per fargli capire che noi possiamo riutilizzare l'olio anche fino a 7 volte, non stare a lucidare le cose. Sì, poi stanno dicendo, non rompe nulla. Ok, allora... La nostra demo base è finita, se volete, avete delle domande possiamo rispondervi, siamo qui apposta. Gio è, diciamo, come ripetiamo, è bravissimo, spero sia stato chiarissimo. La frittura è sempre a fiamma alta, stanno dicendo, ricordate, l'ho detto. Sì, l'ho detto prima. Ciao dalla Germania, frittura spettacolare, poi rimane sullo stesso livello, cioè significa che non evapora, ok? Quindi stanno ripetendo bene o male quello che... Una cosa della frittura che vogliamo dire è che, diciamo che... allora, le cellule enzimatiche, ok, la frittura con Magic Cooker lavora anche sul pancreas, perché le cellule enzimatiche con questa frittura a bassa temperatura stimolano il pancreas a lavorare meglio, ma è una frittura, non vi dico salutare, ma in effetti lo è, perché comunque attiva il nostro pancreas a far lavorare meglio, a creare l'insulina, e quindi l'insulina è quella che fa abbassare l'indice glicemico delle persone. Quindi mangiate un po' di fritto fatto bene, fatevelo voi, avete le patate dell'orto, avete le patate del vicino a chilometro zero, le tagliate, le mettete a bagno, così togliete un po' l'amido e fatevi le vostre patate. È eccezionale, i pesci sono stupendi, qualsiasi tipo di verdura voi facciate è meravigliosa, come tutto il resto. Ora noi penso che abbiamo finito, tu devi ancora mangiare. Volete salutarli? Io volete voglio mangiare, non devo ancora. Sì, salutiamo. Salutiamo tutti. Oh, Katia Cavallari, Attenzione, come? Katia. Sei sul libro nero, Katia. Allora, fatti vedere, Dani, scusa. Sei stata una voce fuori campo tutto il tempo. Noi vogliamo salutarvi. Siamo noi tre. Eccoci qua. Eccoci qua. Vi ringraziamo per essere state così numerose. Alla prossima. Ciao, ciao. È mio, è mio, è mio.